Peace diez, ragazzi, allora come va, Kmatzela? Oggi parliamo un po' delle Canarie, altro posto che verrà spazzato via da questa crisi del Pippo Virus. Ne parlo perché sono stato il primo praticamente che ha fatto vedere le Canarie. Molti allora andarono a cercare fortuna, trovarono lavoro, tanti ragazzi, molti aprirono ristoranti, c'ho amici che hanno aperto attività e le hanno già vendute da una vita perché ormai era già diventato, ancora prima del Pippo Virus, un covo di vipere. Ho tante persone che poi se ne sono andati via dopo che sono andati anni fa, dopo aver visto i miei video, gente che ha fatto affari perché allora hanno comprato addirittura, quando, se ricordate, quando facevo vedere che il prezzo degli immobili, si compravano case con 25-30 mila euro, il costo della vita era forse un terzo rispetto all'Italia. Poi man mano hanno iniziato ad arrivare tutti. Quindi case aumentate, prezzi aumentati, costo della vita aumentati, supermercati aumentati, cagacazzi arrivati, scappati di casa, tantissime anche persone che comunque sono andate ad aprire delle attività come ristoranti, attività immobiliari, eccetera, eccetera. Le Canarie già ai tempi erano un posto di scappati di casa. I primi scappati di casa di Tangentopoli, molti erano andati anche lì, erano andati. Non solo in altre porte del mondo. Il problema è che i primi arrivati erano persone serie, gente che è arrivata, ha fatto attività e compagnia varia. Poi purtroppo hanno iniziato sempre a arrivare sempre più sgabboloni, sempre più scappati di casa, sempre più ratta ratta. Io l'ultima volta che sono andato per esempio a Tenerife ho detto non ci metterò mai più piede, sono rimasto scioccato, non tanto da tutti questi sgaboloni, tutti che erano, ma soprattutto dal clima di vipere che si era formato, cioè tutti che sono lì, che si sparlano uno dietro con l'altro. Forteventura non è tanto lontano, non è tanto differente. Si è salvato un po' Gran Canaria, soprattutto si è salvato, che mi è piaciuto molto, lì invece c'è una buona comunità di pensionati, di gente, c'ho anche un paio di amici bravi, così, nella zona di Lanzarote. Le Canarie sono ancora buone perché il mio amico uno fa il pensionato, quindi va benissimo stare lì, l'altro potrebbe vivere in tutte le parti del mondo, c'è una fiscalità buona, scrive per una rivista di geopolitica, mi passa molte informazioni importanti questo ragazzo, che lo saluto, lui vive a Lanzarote, quindi ha la sua attività, è un blogger, scrittore, scrive per riviste australiane, scrive per riviste internazionali molto importanti, di geopolitica, e ci sentiamo abbastanza spesso, mi manda veramente ottime notizie, lo ringrazio, il mio amico lì, e quindi per lui lì va bene, alla fine cazzo gliene frega, c'è un buon clima, anche se però anche lui ho sentito che si è rotto un po' i coglioni, nel senso che anche lui non reputa più, non dobbiamo dimenticare che le Canarie, peace the heads, fanno parte dell'Unione Europea, e quindi anche lui non si sente più al sicuro in un mondo ormai diviso in due, anzi vorrebbe cercare di trasferirsi in Russia perché oggi è sicuramente il posto, in particolare nel Caucaso, che in caso di uno scontro è il posto che comunque rimane sicuramente il più sicuro, perché ormai, sai, anche le Canarie potrebbero essere coinvolte. Le Canarie fanno parte della Spagna. La Spagna sono andato un pacco di volte e comunque hanno fatto un buon lavoro. Devo dire che prima Zapatero, poi ha fatto qualcosina di buono anche Aznar sicuramente. Hanno sfruttato bene i fondi della Comunità Europea facendo delle infrastrutture che ormai sono 30 anni avanti a noi. Oggi hanno un governo che comunque si trova comunque a gestire una situazione non facile, questa del Pippo Virus, che ha fatto comunque dei casini anche a Madrid. Però vabbè, la gestione la stanno facendo comunque abbastanza bene, dal mio punto di vista sicuramente meglio loro di quello scappato di Abigail, guarda caso come mai tutte le zecche, come questo qui di estrema destra, chissà come dai, tutte le zecche arrivano tutti da situazioni ratta ratta, dove rattano ratta sono tutti nazionalisti, dove rattano rattano, questo
Pensate essere la Spagna era in mano a quello scappato di casa lì, sarebbe stato veramente una tragedia. Ma al di là di quello, non voglio parlare della politica, non è che mi fa entusiasmare il governo, tanto è sempre un governo del cazzo neoliberista, né più né meno come abbiamo in Italia. Tanto in Italia, fra questi e quegli altri, è tutto neoliberismo, quindi ormai stare qui a fare differenze fa veramente ridere. Sicuramente comunque meglio loro di quell'altro scappato di casa lì, di Abigalli. Le Canarie sono comunque autonome, mi pare, sì, sono autonome, sono comunque una fiscalità loro particolare, ma soffriranno tantissimo perché, ragazzi, questi sono posti, ma anche le Baleari, cioè le Canarie vivono di turismo, che cazzo producono le Canarie? Cioè, cazzo producono le banane? Cioè, l'unica roba che c'hanno le Canarie, c'hanno un po' di bananeti, toh. Vai, arrivi, inizi a vedere quei teloni lì, producono il platano, cioè questa è la produzione. Lì, ragazzi, turismo quest'anno vengono rasi al suolo, questi vengono spianati proprio, cioè è terra bruciata, praticamente desert storm, cioè industrie praticamente zero. Lì si vive di turismo, fanno forse 16-18 milioni di turismo all'anno. E sarà una mazzata, le Canarie sono finite. Chi è andato giù, che ha aperto attività immobiliari, finito. Chi ha aperto attività di ristorazioni, finito. Finito. Raus, Caput, morto. Finito, ragazzi. Finito, finito. Ma proprio finito alla grande. Sono finiti alla grande. Ma non tanto, anche perché se dovessero comunque ritornare in tempi brevi, cioè, cosa pensate? Che gli italiani adesso vanno giù, investono casa, comprano di qui? Perché poi quando sono andato io all'inizio erano tutti annunci in francese, in inglese, in russo, compagnia anche in russo, ormai hanno sfanculato anche loro le Canarie ormai. E poi hanno iniziato ad arrivare gli annunci in italiano, le case sono passate da 30.000, 40.000, sono arrivate a 100, 120.000. C'è stato un boom, una bolla immobiliare. Una bolla immobiliare che io, ragazzi, era 2 anni che continuavo a dire, 2 anni che dicevo prima o poi scoppia, ma non comprate adesso perché poi comunque alle Canarie diventerà interessante fra 2-3 anni come il Portogallo. Molti che stavano alle Canarie si sono rotti il cazzo comunque di stare lì in mezzo a tutti quegli scappati di casa, sgaboloni, e compagnie varie se ne sono andati. Ho un amico che è andato ad Almeria, altri sono andati in Portogallo, un altro è andato a Miami. C'è un mare di gente che sono stati i primi a andare. Veramente mi dicevano l'hambre basta, non se ne può più, è un covo di vipre, anche perché poi diciamo, cioè le Canarie vanno bene se ci vai giù una settimana, se ci vai giù 10 giorni magari d'inverno, che becchi magari, non è sempre vero perché l'ultima volta sono stato a Lanzarote mi sono beccato 2 settimane di tempo di merda, però diciamo che fondamentalmente rischi comunque, mi ricordo i primi anni che ci andavo, al mese di gennaio ero giù in mezzo agli inglesi, non c'era un cazzo di italiano, ero le Canarie, ero Tenerife, non c'era un italiano, cazzo, ero giù la zona lì di, vabbè, la zona giù a sud, quella di comune di Arona, la zona di Las Gaetas, quelle zone lì, la zona di non c'era un italiano, Las Gaetas, cazzo, poi si è riempito tutto, vabbè, comunque stavo dicendo, va bene se vai giù 2 settimane giusto per svernare, ma altrimenti le Canarie, vivere le Canarie deve essere proprio, cioè, deve essere proprio caso umano, nel senso, posso capire un pensionato, posso capire che giù a lavorare che fa l'attività, nel senso ristorazione, immobiliare, ma ragazzi, lì è da spararsi, proprio da prendersi 2 robe, pam, nei coglioni, perché, cioè, le Canarie, se andate giù a Tenerife, fra Playa de las Americas, Los Cristianos, quelle zone lì, ragazzi, sembra di essere a un ricovero di pensionati a cielo aperto, cioè roba da neuropsichiatria, cioè già, ecco, l'unico un attimino è Gran Canaria, già Gran Canaria, la zona di Gran Canaria dove c'è Luigi Men, già lì già c'è un po' più di qualcosa di un po' di vita, ecco, un po' di vita, però ragazzi, il resto è veramente da scoppiati. Comunque vedo veramente malissimo le Canarie sono finite. Se il turismo lì, ci sarà una disperazione che non oso immaginare.
lì con questo Pippo Virus, cioè lì è spianata completamente la situazione, rovinata, rasa al suolo, brum, è come passare con un caterpillar, cioè avete presente il caterpillar, tu arrivi, brrr, rasi al suolo, non hai più niente, basta, finito, un bel PSDF tutto raso al suolo, finito, basta, un campo raso. Ragazzi, ma dove vogliamo andare? Un abbraccio e iscrivetevi al canale.